Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News. Quest'oggi parleremo di un dettaglio davvero molto molto importante, alla moda, davvero molto molto figo. Qual è? Indovinatelo. Frange di raffia. Wow. Raffia, come volete chiamarla, con una F, un 2F, come volete voi. Un dettaglio senz'altro molto alla moda, da poter abbinare davvero su tantissime cose. Ma partiamo dall'inizio, vale a dire analizzando nel dettaglio questo articolo, vedendone i colori e poi torniamo. Ecco la nostra frangia di raffia o raffia che dir si voglia. È venduta così. Acquistandone in un'unica quantità riceverete una frangia da 50 cm. Ma non temete, qualora voleste una frangia più lunga che sia di un metro o anche di più, vi basterà semplicemente aumentare le quantità e riceverete un'unica frangia, quindi un'unica soluzione della lunghezza desiderata. L'altezza è di circa 10 cm, parliamo di una frangia di raffia non naturale ma bensì 100% poliestere. Analizziamo però adesso tutti i dettagli perché sono davvero molto importanti affinché la vostra creazione possa davvero essere perfetta. A cominciare da qui, dalla parte superiore, vale a dire quella che quindi va inserita all'interno della lavorazione. Come potete vedere vi sono queste tre cuciture in nylon. Questa tripla cucitura, unita al fatto che le frange siano montate ad U, eccole qui, le vedete, farà davvero in modo che possiate inserire questo dettaglio all'interno della vostra creazione e che non fuoriesca, che possa essere inserito semplicemente e che davvero possa essere molto resistente. Veniamo adesso invece alla parte inferiore, che come potete vedere adesso è ben fissata da una catenella. Questa catenella ovviamente va estratta semplicemente così, quindi tirandola, eccola qui, e quindi tranquillamente poi insomma ecco verrà fuori tutto lo splendore di questa frangia. Un consiglio però che vi diamo è quello di estrarre la catenella solo una volta che avrete terminato la vostra creazione, in modo tale che poi ovviamente possano queste frange non intaccare o comunque dare fastidio durante appunto l'applicazione. E un altro consiglio che vi diamo è questo, vale a dire che sia all'inizio che alla fine della frangia, quindi alle due estremità, di piegare la punta e quindi fissarla con un punto in modo tale che insomma ecco non ci sia davvero il minimo rischio che possa sfilacciarsi. Veniamo adesso ovviamente alle colorazioni che presenta questa frangia. Questa che vedete qui è la variante paglia e voliamo adesso verso una frangia decisamente più colorata che quella rosa. Questa invece ben più scura è la variante mosto. Passiamo adesso invece ad una tonalità davvero molto di moda quest'anno, che è la variante azzurra. Proseguiamo sulla stessa tonalità, ma in una versione decisamente più scura, vale a dire il blu. E per chi ama invece lo stile dark, ecco qui la variante nera. Questa invece è la variante, diciamo, che possiamo in un certo senso definire più classica, vale a dire la variante che noi abbiamo denominato biscotto. E concludiamo invece con un illuminante bronzo. Le frange di raffia, l'ho già detto prima, ma lo ribadisco. Mi piace ripetere le cose così ve le ricordate. Può essere utilizzato davvero per tantissime cose. Le borse, ovviamente, le nostre tanto adorate, meravigliose borse. Dicevo, le nostre tanto adorate, meravigliose borse possono essere arricchite con questo dettaglio. Perfette soprattutto se magari mixate o ad una lavorazione proprio in raffia oppure anche juta per dare quell'effetto un po' beau chic, un po' bohemien. Ma Desigual ha realizzato una campagna nel quale queste frange di raffia sono davvero molto presenti. Anche nelle scarpe, guardate ad esempio queste scarpe colorate, bellissime, belle. E perché no anche sull'abbigliamento, impossibile. No! Guardate qui questa gonna, un dettaglio che sicuramente non passerà inosservato. E perché no anche per complementi d'arredo, su una bella casa magari sul mare, oppure se volete anche voi stesse realizzare con qualche altro articolo handmade, ma di idee ce ne sono davvero tantissime, potreste realizzare altri complementi d'arredo, specchi, cose da appendere, e chi più ne ha più ne metta. E mi raccomando, seguite i consigli che vi ho dato prima quando abbiamo visto nel dettaglio questa raffia, il punto finale, sfilacciare una volta
completato il lavoro. Poi non dite che non ve l'avevamo detto, mi raccomando. Ma adesso che ci avviciniamo verso la fine del video, cliccate un bel pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi sul nostro canale YouTube, attivate la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre novità, su tutte le nostre edizioni straordinarie, su tutte le nostre idee creative e soprattutto se volete sempre essere al passo con la moda e quindi di conseguenza con Tessiland. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e noi ci vediamo alla prossima puntata di Tessiland News. Ciao!